Figlioli carissimi, nella gioia di questo speciale grande evento del primo centenario della parrocchia San Domenico, qui nella nostra amata città di Caltanissetta. Evento che, come ha detto il vostro parroco, si inserisce nel 180° anniversario di fondazione della nostra diocesi, che noi celebriamo con il congresso eucaristico e con la missione diocesana. Ecco, in questo giubileo della parrocchia San Domenico, io vorrei consegnarvi tre parole, proprio perché da oggi possiate scrivere un nuovo volume di storia per il secondo centenario. E deve essere scritto con l'inchiostro dello Spirito Santo e con la vostra credibile, ardente fede e anche con il vostro spirito di comunione. E le tre parole sono ascolto, profezia e autorità. Sono tre parole che traggo proprio dalle pagine bibliche che sono state proclamate. L'ascolto. Abbiamo accompagnato il cammino della parola di Dio fra la prima e la seconda lettura con il Salmo 95 e noi stessi abbiamo ripetuto il ritornello: ascoltate oggi la sua voce. Una comunità cristiana si qualifica prima che per le opere di Vangelo che può compiere. Si qualifica per l'ascolto che pone alla parola di Dio. Se voi prendete i tre Vangeli sinottici, e dunque Matteo, Marco e Luca, proprio all'inizio, ecco, nei primi tempi del ministero pubblico di Gesù, viene collocata la parabola del seminatore e del seme che cade in quattro tipologie diverse di terreni. E Gesù alla fine dice che il seme buono sono coloro che ascoltano la parola di Dio e portano frutto. E all'ascolto Gesù ha allegato anche una beatitudine, dunque una via per la felicità. Felici quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. E il Salmo 95 ci ammonisce: non indurite il cuore oggi se ascoltate la voce del Signore. Dunque l'ascolto è via alla felicità, è condizione per portare frutto, ma l'ascolto richiede un cuore aperto. Occorre schiudere allora la conchiglia del nostro cuore per accogliere e custodire in noi la parola di Dio, così da diventare, come cristiani e come comunità parrocchiale, parola di Dio nella storia. Padre Giuseppe è molto bravo anche nello spiegare il Vangelo, nello spiegarvi la parola di Dio. Sappiate andare alla scuola della parola per diventare discepoli del Signore. Quando a Gesù chiedono qual è il comandamento più grande, lui non dice: non rubare, non uccidere,
onora il padre e la madre, dice: ascolta, tu amerai, perché è dall'ascolto che si origina la capacità d'amore. E se noi cristiani vogliamo essere nel mondo semi dell'amore di Dio, dobbiamo abitare i banchi dell'ascolto per poter poi amare secondo quanto abbiamo ascoltato. E arrivo alla seconda parola. Oggi più che mai la Chiesa, la comunità cristiana e dunque una comunità parrocchiale deve qualificarsi per la sua capacità profetica. Il profeta è un uomo fra gli uomini, radicato nella storia, attento ai segni dei tempi, ma con lo sguardo dell'anima rivolto a Dio, per vivere quello che il grande teologo romano Guardini poi negli anni 30 ha scritto, parlando proprio del mistero della comunità ecclesiale, chiamata a contemplare le stelle facendo attenzione ai vicoli della storia. Allora il profeta è un uomo di Dio scelto di tra gli uomini, capace di contemplare il Signore e percorrere i sentieri, anche quelli stretti, angusti, impervi della storia, per dire Dio, perché la nostra anima ha sete di Dio, del Dio vivente. Ecco, la comunità cristiana deve essere dunque una profezia viva, deve saper dire Dio nelle mutate circostanze della storia, agli uomini e alle donne nostri contemporanei e anche a quelli che non si riconoscono né negli uomini né nelle donne, perché il Vangelo non è esclusivo ma è inclusivo senza compromessi e senza cedimenti alle mode. E infine la terza parola che voglio consegnarvi, autorità. La gente diceva nella sinagoga di Cafarnao, ascoltando Gesù, parla come uno che ha autorità. Cosa vuol dire questo? Autorità viene da auctoritas, che vuol dire far crescere. L'autorità non è di chi detiene il potere o le sorti di altri. L'autorità non ce l'ha, non è il vescovo, il sindaco, il capo di un'azienda, solo perché ricopre questo ruolo. No, autorità vuol dire far crescere. E allora un vescovo, un sindaco, un parroco, un direttore d'azienda hanno autorità nella misura in cui il loro servizio fa crescere la realtà loro affidata. Così una comunità cristiana è autorevole, ha autorità, quando tutti i suoi membri crescono abitando, frequentando, vivendo la comunione della comunità. Questo significa che la comunità cristiana non è fatta dal vescovo o dal parroco e poi ci sono gli esecutori, ecco, i soldati
intruppati. No, è fatta insieme e costituita dalla comunione dei battezzati, con ruoli, compiti diversi, voluti dal Signore. Perché Gesù ha fondato la sua Chiesa sulla roccia che è Pietro, sul collegio apostolico guidato da Pietro, sui loro successori, ma tutti sono parte attiva e costitutiva della comunità. E così allora, il mio augurio è che la comunità di San Domenico possa sempre più imparare l'arte dell'ascolto, ascolto di Dio e ascolto anche dei gemiti inespressi degli uomini e delle donne a noi contemporanei, e imparando l'arte dell'ascolto della parola e delle parole umane possa diventare profezia nella storia, quindi una comunità capace di dire Dio e di dare Dio nel servizio d'amore, così da acquisire autorevolezza nel territorio, perché diventa fermento e lievito capace di far crescere anche la comunità umana e l'intera società. Questo è il mio augurio e sono certo che affidandovi al grande esempio di San Domenico voi sarete come lui, santi nella storia. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.